Ok, ragazzi, piccola premessa prima di iniziare questo video. È stato un video strano, c'è successo qualcosa di veramente inaspettato a pesca e secondo noi qualcosa da cui veramente si può imparare qualcosa. Quindi per questo motivo vi chiedo di guardare il video fino alla fine, di lasciarci un bel mi piace di supporto e di considerare magari qui sotto c'è un tastino rosso, premetelo e iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma a noi fa un sacco piacere e ci aiuta soprattutto dopo queste pescate, un po' così. Vi lascio il video, bella. Così. Ok ragazzi, nodo fatto, l'FG, se volete un video su come farlo in un modo facile, veloce ed efficace, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Adesso montiamo una testina e andiamo a pescare. Prendo il primo pesce. Sì, lo piglio io il primo pesce. Ti ho lanciato sopra. Facciamo così. Allora ragazzi, io sto pescando con una X1 nuova nuova di zecca. Ho tolto il cartellino mentre mettevo i waders, da cui ho tolto il cartellino. Sì, insomma è una pescata con roba nuova e è una 3-12 grammi, stavo dicendo 13 grammi ma in realtà è 12 e niente, cerchiamo di pigliarci un pesciolotto. Ale invece sta pescando con la mia G-Control della Seika, con giusto perché era una pescata improvvisata, con un mulinello decisamente sovradimensionato, ma ehi, questo era quello che avevamo al momento, quindi risaliamo. Dai, fammi fare un altro lancettino qui. Però è anche decente, oh! Aspetta, aspetta, fammi divertire un attimo. Dai, vieni qua, no? Che si slama poi. Attenzione, il pesce più grande preso in questo posto. È una bella trotella. No, stavo anche registrando. Io ne ho preso uno più grande. Ci bagniamo le mani. Quindi appena arrivati su questo spot c'è questa specie di diga. Prima cosa da fare in questi spot, visto il giro d'acqua subito sotto il muro, lanciare attaccato al muro con questa gommina due colpetti, venendo indietro subito ho sentito la trota e la prima cattura è arrivata. Ci vediamo fra poco. E andiamo col rilascio, ragazzi.
e via! Dai! E niente ragazzuoli, seconda trota, sempre testina piombata e gommina, sempre stessa tipologia di pesca, dietro un ramoscello, questa volta in un unico punto in cui l'acqua rallenta un attimino, lancio, ero convinto di aver preso il ramoscello sopra, invece questa bellissima eridea, non è nativa, però ci ha fatto divertire. E bella. Io ancora a cappotto. Ale, nella speranza di prenderne una, mi fai lanciare sotto la cascata? Hai capito? E anch'io. No, scusa. Aspetta, scusa, cosa è successo? Ed è in questo momento del video che ci siamo accorti che quello che era appena successo sarebbe potuto finire molto molto male. Purtroppo Luca, ferrando su una mangiata, è partita la testina che, guarda caso, con me dietro e molto spostato a sinistra, perché stavo facendo un video a Luca che non è uscito ovviamente, è finita nel mio occhio. Quindi ragazzi, vi chiedo per favore, a pesca tenete sempre gli occhiali, sia da vista, da sole, quello che volete, tenete sempre una protezione sugli occhi, perché a mosca potrebbe arrivare un amo negli occhi, in questo caso potrebbe arrivare un piombino, in qualsiasi caso non sapete mai cosa potrebbe succedere, anche solo un ramo in faccia, cadete e magari vi arriva un sasso. Ragazzi, state attentissimi, mi raccomando gli occhiali. L'epilogo di questo video è, come vedete, ho ancora tutti e due gli occhi, quindi tranquilli, è tutto ok, lasciateci un bel mi piace di supporto e vi lascio ancora il video. E ragazzuoli, finalmente è finita questa giornata di pesca. Disagio. Con le macchine che passano, il non laghetto dell'ospedale dietro. Però, capitanoncino! Ragazzi, mi raccomando, a pesca tenetevi sempre gli occhiali da sole, qualsiasi cosa, perché può succedere queste cose. E non è piacevole, ve lo posso assicurare. A noi è andata bene, però state attenti magari. Già, poteva andare peggio. Molto molto peggio. Però ragazzi, si impara sempre qualcosa da questi video, da queste pescate, anche se c'è un po' di disagio nell'aria. Mi raccomando, spolliciate qua sotto per darci un po' di supporto che ne serve, almeno per una settimana. E niente, ci aggiorniamo sempre qui sui social, seguiteci su tutti gli altri. Che accento strano che ti è venuto. Vabbè, ciao!